Guarcino, Viconellazio, Trivigliano, Torre Cajetani, Fiuggi, Fumone, Serrone, Sette Frati, Bellegra, Cave e Rocca Priora. Sono gli 11 comuni del Lazio protagonisti della collana Guide dei Borghi del Lazio, presentata oggi nella splendida cornice della Sala del Trono degli appartamenti privati di Palazzo Doria Pamphili. 11 primi volumi, 3 sono già disponibili in vendita, sono già stampati in 1000 copie. Gli altri sono prototipi, in più c'è uno in cinese perché siamo stati selezionati dal CNR per rappresentare i piccoli comuni a Shanghai con un programma con l'UNESCO asiatica e quindi ne abbiamo stampato uno in cinese da portare in omaggio ai nostri ospiti cinesi, quindi sono 12 i volumi. Quello che vogliamo adesso è che questi siano in vendita nei bar, nei ristoranti, cioè bisogna cambiare la prospettiva del libro. Il libro deve emozionare perché il web è per le informazioni, il libro è qualcosa che emozioni e devono tornare a incontrare i viaggiatori. I viaggiatori stanno sicuramente dove si mangia, stanno in ristoranti, quindi bisogna cambiare il metodo di presentare i territori ai viaggiatori. Con mia moglie abbiamo fondato il Trust Flori di Doria Pamphili per appoggiare iniziative di questo tipo, cioè un turismo e una cultura un po' più raffinata, diciamo, della massa, perché ci sono molti fenomeni, soprattutto nella capitale, ormai ovviamente di degenerazione, direi. Lunghe file solo per mettere la mano dentro la bocca della verità, basterebbe quello come esempio. Questa invece è un'iniziativa che punta alla qualità e a spingere il turismo fuori, diciamo, dai luoghi comuni, verso diciamo, posti incantevoli, bellissimi, che abbiamo fuori Roma, ma sconosciuti. L'innovativa guida del Discover Place Travel vuole promuovere quelle realtà spesso ancora sconosciute. L'innovativa guida di Discover Places Travel vuole promuovere quelle realtà spesso ancora sconosciute, ma che possono offrire esperienze uniche e coinvolgenti. Guide complete dal punto di vista culturale, artistico, enogastronomico e antropologico, che raccontano le storie di queste piccole realtà che rischiano altrimenti di venir dimenticate. Guide innovative anche dal punto di vista narrativo sono infatti in doppia lingua, italiano ed inglese. Abbiamo deciso di promuovere queste realtà che non sono minori, sembrano minori, perché a un certo punto ci siamo resi conto che c'era un circolo vizioso. Gli operatori locali volevano il turismo, ma non c'erano turisti e quindi non avevano imprese. I turisti non venivano perché i territori non sono raccontati e allora abbiamo deciso di rompere questo cerchio e di investire, io e mio marito che è australiano, per raccontare i territori in italiano e in inglese, in modo con uno storytelling che fosse accattivante per turisti, che raccontasse gli aneddoti, le curiosità e le bellezze. E abbiamo deciso poi di fare libri perché abbiamo capito che il territorio stesso non conosceva, i comuni, gli abitanti dei singoli comuni non conoscevano le bellezze che avevano e questo è un omaggio a tutti. La conferenza è stata anche occasione per ricordare le varie attività che il Trust Flori di Doria Pamphili porta avanti nei vari comuni italiani. Noi abbiamo cominciato con l'aprire al pubblico gli appartamenti privati di Roma e di Genova della famiglia Flori di Doria Pamphili. E poi abbiamo proseguito anche con l'apertura di un ospedale a Trastevere che ricorda la memoria di Santa Francesca Romana e vorremmo continuare per esempio con un servizio assieme con un socio che si chiama Marco Scaffardi del battello sul Tevere, se riusciamo, per portare le persone verso Ostia Antica. Il principio è sempre quello, cioè di cercare di spingere il turismo verso luoghi di qualità con slow food e uno slow generale, cioè un po' più lento, un po' più attento, un po' più acculturato. Una guida come quella che promuoviamo oggi, per esempio su Guarcino, sicuramente è una guida che richiede un pubblico attento, ecco, non il turista comune.